Avete mai sentito parlare di piede torto e di come l'intervento osteopatico possa aiutare in questo problema? In questo breve video cercherò di spiegarvi molto semplicemente di che cosa si tratti e come l'osteopata possa esservi utile. Il piede torto è una delle più complesse e frequenti deformità del piede in età neonatale, soprattutto quello in posizione equino-varo-supinato. È una deformità complessa perché riguarda più ossa del piede, soprattutto l'ossa dell'astragalo e del calcagno, ed è facilmente riconoscibile anche da parte dei genitori, che possono, guardando il piedino del loro bambino da sotto, riconoscere una curvatura a C verso l'interno del piedino. Guardandolo da dietro, riconoscere una deviazione mediale del calcagno, quindi il calcagno che devia verso l'interno. E al movimento del piede una rigidità soprattutto in flessione dorsale, quindi l'incapacità di portare le dita verso le ginocchia. Le cause di un piede torto sono per lo più di origine idiopatica, quindi sconosciuta. Sicuramente rientrano il fattore ereditario, quindi la problematica genetica, il deficit neuromuscolare e certamente il posizionamento del bambino in utero. Nella mia personale esperienza ho riscontrato piedi torti in gestazioni gemellari e presentazioni podaliche. La gravità di un piede torto viene sicuramente stabilita da un medico ortopedico che, eseguendo dei test attivi o passivi e inserendo i dati in scale di valutazione, stabilirà l'urgenza di un intervento che nei casi più gravi può essere ortopedico, quindi chirurgico, o semplicemente l'ausilio di corsetti gessati e, perché no, il trattamento manipolativo, che può di per sé essere risolutivo in casi meno gravi oppure supportare quella che è la chirurgia. La finalità del trattamento osteopatico nel caso di un piede torto è sicuramente quella di migliorare l'elasticità dei tessuti, stimolare le terminazioni nervose, supportare la mobilità articolare e migliorare l'aspetto linfatico e vascolare e sicuramente nutrizionale del tessuto. Ma la finalità di un trattamento osteopatico nel caso di un piede torto non ha solo l'obiettivo di ripristinare la corretta mobilità e l'elasticità dei tessuti del piede, bensì quella di riequilibrare un sistema, soprattutto quello a carico dell'osso iliaco e della colonna lombare. Spesso, infatti, la forte tensione a livello fasciale, laterale di tutto l'arto inferiore può provocare delle restrizioni di mobilità proprio a livello di queste strutture. È facile, per esempio, trovare un iliaco in rotazione esterna e in posteriorità. Nelle immagini che vedrete in seguito vi mostro solo alcune delle tecniche miofasciali articolari utilizzate durante un trattamento osteopatico, facili da insegnare anche ai genitori, che possono utilizzarle durante il cambio dei pannolini, durante il gioco, così da supportare l'efficacia nel tempo del trattamento. Non esitate a contattarci e a richiedere una consulenza gratuita presso i nostri centri.